A tutte. Oggi vi parlo di un pochino di cose. Il primo è un trattamento per la pelle, un trattamento sicuramente antirughe e che aiuta a non solo prevenire segni dell'età, ma a curare, lenire e quindi far leggermente assorbire. Non è un trattamento strong, però aiuta anche a lenire le rughe che magari di espressione o di età che già si hanno. Ho scelto un trattamento non strong perché è estate e comunque bisogna anche far respirare la pelle del viso. È un tipo di trattamento che vi consiglio di fare la sera, non di giorno, prima di andare a letto, tranquillamente potete farlo 2 volte alla settimana o anche una sola volta, dipende da quello che è la situazione, diciamo, che volete andare a migliorare. Allora, è un trattamento viso, collo e décolleté. È un trattamento alla vitamina C, perché la vitamina C è molto molto utile anche per la pelle e contrasta il formarsi, il crearsi di rughe. In pochi lo sanno, ma aiuta anche a mantenere la elasticità della pelle. Scusate, ma c'è un po' di aria, quindi i miei capelli fanno schifo. Cosa bisogna fare? Prendete 2 arance. Non importa se non sono più buone, sono quelle che non importa. Le spremete e quindi raccogliete il succo di arancia, che anche se è quello non dell'arancia perfetta perché è il periodo, non importa. Ci mettete dentro, quindi il succo lo mettete in un bicchiere. Ci aggiungete anche la spremuta di un limone, ok? E ci mettete dentro, quindi viene fuori un bel po', diciamo, di liquido, diciamo in questo senso. Ci mettete dentro 3 cucchiai di farina d'avena. Mescolate. Se è abbastanza, non deve essere solido, ma abbastanza corposo quello che è la poltiglia che si crea, perfetto. Se invece è ancora molto denso, è liquido, perdonatemi, dovete aggiungere ancora un cucchiaio, vedete voi a occhio, di farina d'avena. Bisogna creare un composto che non sia denso, perché deve essere poi applicato, ma neanche troppo liquido. Deve avere un certo tipo di consistenza perché deve stare sulla pelle. Che fate? La sera, non il giorno, perché c'è il limone, aiuta anche a togliere le macchie e poi è un portento di vitamina C. La sera ve lo mettete su, risparmiando la zona contorno occhi, sopra e sotto. Su fronte, guance, mento, qui, collo e décolleté. Deve essere quindi un po' pastrugnoso, ripeto, non solidissimo perché altrimenti non riuscite a applicarlo, assolutamente non troppo liquido, altrimenti vi cola, non vi rimane su, deve essere una via di mezzo. Ve lo mettete appunto sul viso, risparmiando la zona occhi, assolutamente. Ve lo mettete mento, fronte, appunto guance, sul collo e sul décolleté e lo tenete circa una quindicina di minuti. Dopodiché ve lo sciacquate con acqua fresca, preferibilmente fresca, neanche tiepida, fresca. Tamponate con il solito asciugamano o salvietta pulita e poi vi mettete la vostra crema idratante o l'olio di cocco, l'olio di argan, quello che preferite. La vitamina C fa bene alla pelle, sia da bere che da applicare. Ovviamente prima fate il solito test prova per capire che non siate allergici né al limone né all'arancia, altrimenti succede un casino, ragazze e ragazzi. Ve lo mettete un po' sul dorso della mano e vedete che effetto vi fa, perché se siete allergici non potete fare questo tipo di trattamento. Poi volevo anche allora mi è stato chiesto praticamente. È un po' difficile da affrontare come discorso, anche perché ero un po' restia se l'affrontarlo qua, perché YouTube è un'arma a doppio taglio, ho visto. E quindi non ho intenzione di dare informazioni molto precise in questo video. Mi hanno chiesto di partecipare a una raccolta fondi per una ragazzina che conosciamo praticamente nel paese dove viviamo, che circa un annetto fa, per motivi di salute molto seri, ha perso praticamente le gambe, le sono state amputate.
E dopo un certo tipo di percorso, praticamente è venuto fuori per fortuna la possibilità di utilizzare, quindi avere delle protesi. I genitori sono persone normalissime, nel senso che non sono miliardarie, non sono milionarie, sono persone normalissime che già hanno speso l'ira di Dio. Giustamente, come avrebbe fatto qualsiasi genitore per affrontare questo dramma, perché è un dramma, perché è una ragazzina veramente giovane, è una cosa, io la conosco. Vabbè. Siccome di enti sotto questo periodo Covid l'Italia è dormiente, vabbè, non voglio assolutamente fare polemiche, anche se mi verrebbe voglia di farle, però, nel senso, quindi enti e associazioni in questo periodo austero dove tutto è concentrato giustamente sul Covid, sono tacciono. Quindi a livello privato, personale, 3-4 persone nel paese si stanno adoperando per privatamente vedere di tirare su qualche fondo, qualcosa che sia, c'è chi dà un euro a testa. C'è chi ne dà 10, c'è chi ne dà di più, anche un euro a testa, se le persone si sentono di fare questo, è un qualcosa di. Lo stiamo facendo in quattro, quindi io non sto chiedendo niente a nessuno. E ovviamente non do informazioni su questa famiglia e questa situazione, non le do qui, perdonatemi il termine, in sputtanamento in questo video, perché ci sarebbero poi. Penso che, siccome c'è tanta, tanta gente intelligente su YouTube, ma ci sono tanti coglioni, perché ne ho visti, si permetterebbero magari di dire cattiverie su una situazione che assolutamente mi manderebbe in bestia, ma diventerei la persona probabilmente più cattiva sulla faccia della terra e non riuscirei a tenermi, perché sarebbero capaci di dire puttanate, scusate se uso questo termine, ma non ne trovo altri, anche su, per non so, deridere, criticare, giudicare o magari semplicemente reputare una cazzata, una situazione così tragica e pesante. Quindi non mi permetto di parlare di andare nello specifico qui nel video. Chi volesse, chi se la sentisse, chi non vuole, libero di farlo, ci mancherebbe. Io la butto perché nel senso mi piacerebbe poter dare una mano. Io stesso ho dato veramente poco, ma perché in questo periodo sono. Non ho, diciamo, da dare. Però mi sono prodigata a dire, ok, visto che ho, che mi hanno detto, ma tu anche magari, altra gente l'ha detto, l'ho detto, siamo in 4-5 nel paese a fare questa cosa. Altri si sono mossi sul lavoro perché vanno, hanno una postazione ufficio. Io sto cercando di muovermi in maniera diversa. Per chi fosse interessato, mi scrive all'indirizzo mail. Che trovate sotto nella descrizione di questo video, sotto la trovate Danny con 2 N Y D Beauty Beauty 2020 @gmail.com. Mi chiede informazioni più precise, ovviamente, perché se uno fosse anche solo lontanamente intenzionato, ha il diritto e il dovere di avere tutte le informazioni del caso, perché nessuno sta coglionando nessuno, cioè questo. E però le do in forma privata. Qui sul tubo in video non si possono dare perché, ripeto, purtroppo ho avuto idea e sto capendo che sul tubo ci sono tantissime bravissime persone, nel senso che brave persone intendo dire quelle che comunque dove c'è da scherzare si scherza, dove c'è da anche magari da sputtanare si sputtana, dove c'è da dire una parola in più, ma dove ci sono cose serie sanno essere persone rispettose ed è la gran parte. Però c'è anche una piccola parte che invece è, a mio avviso, un obbrobrio, perché ho sentito e ho visto cose, cioè io non andrei mai a, non lo so, forse sono persone che non hanno neanche rispetto per se stesse, perché se per certe situazioni non ne hanno nei confronti degli altri. Quindi dare in pasto a queste persone il pretesto per offendere, poi potete offendere chi volete, ma non potete offendere chi sta passando un dramma. Questo mi manderebbe e mi ma veramente fuori di testa e sarebbe inaccettabile. Quindi, se ve la sentite, mi contattate
tramite mail e vi do le informazioni del caso. Se non ve la sentite, amici, come prima, non considerate neanche questa mia richiesta. Nessun problema, perché ognuno, ovviamente, ognuno fa quello che può e se uno non può non fa. Però ripeto, nel caso in cui, potete contattarmi privatamente. E pregherei quelli che giustamente, che poi io ringrazio gli haters, perché ripeto, grazie ai vostri non mi piace il mio canale sta crescendo. Ho scoperto che cresce attraverso i mi piace, tramite i miei followers, però tramite voi che mi seguite e poi mettete non mi piace o magari qualche commento cattivo, fate crescere il mio canale, quindi continuate, vi prego, mi servite, dico la verità, mi servite veramente tanto, grazie, però finché siete contro di me mi sta bene, su un argomento del genere non accetterei, vi pregherei, visto che stiamo parlando di una ragazzina a cui hanno tolto le gambe e di una famiglia che sta passando veramente, attraversando un dramma, vi chiederei per favore, sia che avete 15 anni, 13, 99, 72, 15, meno 12, quel cazzo che avete, per favore rispettate, astenetevi da scrivere magari commenti che sono stronzate, solo questo, poi prendetevela con me, ok? Che a me, ripeto, fate comunque un favore perché mi fate crescere il canale. Un bacione enorme e grazie per essere stati qua. Ciao!